Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. $35,000, poco più di €31,000, a tanto è stata venduta una ciocca di capelli di John Lennon, indimenticabile membro dei Beatles, battuta all'asta all'Heritage Auctions di Dallas. Ma lei spenderebbe mai €31,000 per un cimelio legato ad un personaggio famoso? Dipende dalla situazione economica in cui mi trovo. Quindi può essere sì, può essere no. Certo, se avessi un reddito che mi permetta una simile spesa lo farei, qualora fosse un fan di John Lennon. Per cui secondo lei vale la pena comunque spendere qualsiasi somma per avere un cimelio legato a un personaggio pubblico, a un artista? Può essere soltanto uno sfizio, non è una spesa obbligatoria o necessaria. Se uno ha voglia o può spendere una cifra del genere, perché se lo può permettere, non intaccando sicuramente il suo bilancio familiare. Per quale personaggio pubblico spenderebbe una cifra folle, chiamiamola così, per avere un suo cimelio in casa? In questo momento non saprei proprio, ma se dovessi scegliere mi farei una bambola di Sharon Stone. Ma sì, se sono una che gli piace la musica oppure la pittura oppure qualcosa, che sei una persona che ti piace qualcosa, deve spendere per la cultura, per la musica, per la sport. Però in questo caso è una ciocca di capelli, secondo lei può avere un valore così alto una ciocca di capelli, così elevato? Per me no, perché io sono un po' tirchia, poi sono vecchia. Può darsi per voi giovani vale di più, per me un po'. No, è troppo per me, non mi permetto. Secondo lei c'è qualcuno al mondo che spenderebbe 3.000 euro? Altro che, anche di più. Sono che si può permettere, allora, beate loro. È giusto così. È giusto, chi ha deve spendere soldi, non deve tenerli nella tasca, neanche sotto il materasso, deve andare con i soldi. Io penso di no assolutamente, nonostante il rispetto che abbia per questo splendido autore e cantante, però una cifra del genere la investirei diversamente, in altre possibilità che ci sono. Secondo lei come mai molte persone invece investono cifre così? Sono collezionisti di fantasie, di immagini, di cose che poi un domani non penso che avranno un futuro, a meno che non abbiano intenzione di aprire un museo, c'è già oltretutto dedicato a John Lennon, di conseguenza di arricchirlo in questo senso, però a livello personale investirei di più in un bel quadro che non in una ciocca di capelli. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.